Ciao a tutti, ciao e benvenuti a Giochini in questo nuovissimo episodio su The Sims. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua ritornati da Giocherina Rodrigo ragazzi. Allora, la primissima cosa che vi dico è che stavo pensando di cambiare uno dei tratti del lotto ragazzi, cioè di togliere il tratto infestato, perché è veramente molto inquietante che la sera passino i fantasmi in casa nostra e che ci sfascino specialmente qualsiasi cosa incontri, no? Per cui cioè non è che posso star perdere tempo tipo andare a riparare il gesso, a riparare il lavandino, quindi sto pensando di togliere appunto il tratto infestato e di scegliere invece questo qua ragazzi, aspetto solare. Lo splendido panorama rende questo posto davvero confortante. Quando tramonta il sole i sim possono diventare energici, felici e ispirati, e questa cosa ci serve perché i nostri giocherini Rodrigo sono una depressione ragazzi totale, un malumore totale, cioè stanno sempre lì a lamentarsi, a disagio, imbarazzati, qualsiasi cosa, tesi, arrabbiati, maledizione, vi odio più della mia vita. Quindi sceglierò proprio questo qua ragazzi, poi insomma in futuro vedremo se cambiare di nuovo e mettere qualcos'altro. Per cui eccoci qua ritornati, giocherina è stranamente felice ragazzi, non sto credendo a quello che vedo, tranne per il fatto che c'è il divertimento sotto i piedi, l'igiene e così cos'ha e la fame idem. E Rodrigo è stranamente soddisfatto anche se è in costume da bagno. Ah sì ragazzi, perché la volta scorsa la festa di compleanno è stato un assoluto disastro, meno male che qualcuno di voi mi ha consigliato la prossima volta come fare, comunque di farla a casa molto meglio eccetera eccetera. Per cui allora vediamo un attimo la situazione ragazzi. Raggiungi il livello 2 di carisma ragazzi per la promozione, attenzione. Per cui allora la prima cosa che farei fare a giocherina è di esercitarsi allo specchio, così magari le aumenta il livello di carisma, mentre Rodrigo per poter ottenere una promozione anche deve ottenere il livello 2 di carisma. Siamo proprio a posto. Rodrigo ha messo abbastanza bene in tutto ragazzi, non ci possiamo lamentare. Per cui mentre giocherina si esercita nei discorsi, direi che lui potrà esercitarsi un pochettino a suonare la chitarra, visto che è quello che per cui sei stato creato, maledizione Rodrigo. No! Il mio computer si è sfasciato! Non ci sto credendo. Vabbè, intanto voi continuate in quello che state facendo, ragazzi. Ce ne occuperemo più tardi. Lei c'è quasi a raggiungere il livello 2. Coraggio, ragazzi. Madonna! Guarda la lordura su questi mobili, ragazzi. Ma non ci vergogniamo un pochettino? Guarda la muffa nella doccia! Ma che schifo! In a bush! Ci siamo! Quindi magari c'è più probabilità di ricevere una promozione. Speriamo bene, insomma, perché qua dobbiamo cominciare a volare alto. Anche se vi dirò la verità, io mi sono rotta le palle di farli andare a scuola, ragazzi, vi dirò, perché c'è veramente pochissimo tempo per loro durante la settimana. Oh, Rodrigo ha raggiunto il livello 3 di chitarra, bravissimo amore. Ragazzi, è ora di andare al lavoro? Sì. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Ecco, diventata tesa, perché mo? È perché puzzi le piedi, lo so, ma guarda. Madonna, il divertimento è terribile ragazzi. Giocherina va a preparare la piccola Lidia per andare a letto. La chiama, nessuna risposta. Apre la porta. Oh no! Ogni parete è sporca di rosso, di blu e un misterioso marrone. Cacca sulle pareti! Quei colori sono anche sul viso di lei, sui suoi capelli, e la bambina continua a lanciarne dalle dita. Giocherina la prega di fermarsi, ma lei si limita a gridare. No! 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 Giocherina non dovrebbe assegnare punizioni, ma deve pur fare qualcosa. Ok ragazzi, momenti tragici. Sono indecisa ragazzi, che faccio al bambino? Ne dico niente, ci ha dipinto la stanza con la merda. Allora direi di assegnare la punizione. Incrociamo le dita ragazzi, incrociate le dita con me in questo esatto momento. Su via. Lidia è furibonda per aver ricevuto la punizione e grida che è roba da poppanti. Lascia cadere la vernice e inizia a lanciare giocattoli, animali di peluche e libri. Giocherina potrà considerarsi fortunata se riuscirà a calmarla, pulirla e a farla indossare il pigiama prima del ritorno dei genitori, nonché a sistemare quella terribile confusione. Oh merda. Ok, anche svolto uno dell'ottimo lavoro, bravissimo. Giocherina ha ottenuto... No, Rodrigo ha ottenuto un giorno di vacanza. Amore, sono orgogliosa di te, bravo. Ok, buonanotte. Livello 3 di cucina. Yuppidoo. Minchia,
Rodrigo oggi è super in forma, ragazzi, eh. Ah, pure lui deve raggiungere il livello 2 di carisma. E allora, dopo avergli fatto fare la doccia, direi di fargli fare dei bei discorsetti davanti allo specchio. Oh, oh, oh. Idraulica disgustosa! Lo so, con che coraggio mi fate ancora la doccia là dentro, vorrei sapere. Anche Giovinetta si è svegliata ed è tesa, ovviamente. Si vuole sfogare con qualcuno. Rodrigo sta diventando un giovane adulto! Attenzione, attenzione, attenzione! L'età dei giovani adulti, ti aspettano le responsabilità vitalizie, le carriere in espansione e orizzonti vasti. Chi ha detto che quando era ventenne non se l'è spassata? Dobbiamo selezionare un tratto, attenzione. Direi amante della musica, ragazzi. E dopodiché questi qua direi di lasciarli così, perché è Rodrigo, è sicuro, è buffo ed è amante della musica. Per cui, se... Eppa, e Rodrigo. Ah, anche Giocherina! Anche Giocherina! Allora, ragazzi, a Giocherina sì, direi di cambiarle questo pessimista, perché cioè, non posso. Non posso. Ah, vabbè, niente. Lasciamola pessimista, però direi di scegliere ordinata, ragazzi, perché effettivamente anche questa sono io. Cioè, sono smanettona, sono pessimista e sono ordinata, ragazzi, perché in casa c'ho la fissa della pulizia e dell'ordine. Per cui direi che va benissimo così, ragazzi. Yuhu! Che te passa? Cucina, mangia, che stai facendo? Oh, oh, oh. Oh mio Dio. Oh mio Dio, fermi, 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 fermi. Quindi è quello che ho detto adesso, cioè che c'ho sulle palle il fatto che andassero ancora a scuola. E niente più scuola. Hanno perso tutto, ragazzi, hanno rinnovato tutto, non c'hanno manco più il lavoro. Oh mio Dio, l'inizio di una nuova vita. Quindi magari adesso sono pure più propensi, insomma, a avere relazioni stabili, capite che vi voglio dire? Per cui adesso, Rodrigo, inizia una carriera, vediamo che cosa possiamo fare. Questo sembrerebbe fatto apposta per lui, perché una volta mi ha detto che avrebbe voluto fare tipo il comico o una roba del genere, quindi non c'è per la questione musicale, però vabbè, diciamo che questo si avvicina sicuramente più a quello che Rodrigo vorrebbe fare nella sua vita. Quindi desideri vedere il tuo nome illuminato fin da quando hai imparato a pronunciarlo, se non già da prima. Realizza il tuo sogno e raggiungi la fama nell'intrattenimento professionistico, facendo ridere il pubblico e sciogliendogli il cuore con le tue melodie. Rami della carriera musicista e comico. È lui, ragazzi, è il nostro lavoro. Dalle 17 alle 23, sono tante ore, ma sti cazzi, si guadagna 36, si muove non all'ora. Direi che è lui, Rodrigo. Consegui il livello 2 di chitarra e violino, ce l'abbiamo, ragazzi. Scrivi barzellette, esercitati con la musica. Per cui direi che è il caso di esercitarsi, ragazzi, eh. Perfetto, che serve al nostro lavoro. Giocherina pure, allora dovrà trovare una nuova carriera, ragazzi. Allora, ragazzi, sono un po' indecisa, perché stavo pensando di farle fare tipo la scienziata, però mi sembra veramente troppo pretenzioso per lei. Quindi ci sarebbe questo, guru tecnologica, che sarebbe anche l'ideale, visto che rami della carriera giocatrice di esports e imprenditrice di startup. Però, ragazzi, cioè, si lavora a 9 ore, non è uno scherzo. Si guadagna 47 simone non all'ora, per carità. Però c'è, cioè, dalle 10 alle 19 praticamente tutta la giornata, cioè è pazzesco. Quindi stavo guardando anche questo qua di social media, che si guadagna 29 simone non all'ora, però sono 6 ore, capite? Poi dalle 3 in avanti si ha tutta la giornata libera. Oddio, ragazzi, sono indecisa, cioè facciamo così. Per Giocherina, ragazzi, mi aiuterete a scegliere voi. Quindi suggerimento: o guru tecnologica o social media. Sappiate che io sono più per questo, social media, più che altro per il tempo libero, ragazzi. Quindi non so, ditemi voi, lo lascerò così in sospeso. Direi di mangiare queste uova strapazzate e di lasciare per ora la carriera così, così almeno ti riprendi un pochettino. Allora, dopodiché, visto che adesso sei a casa senza fancavolo, direi di pulire questo. Dopodiché di pulire questo, poi aggiorneremo anche la doccia. Oh, finalmente, vedi, come me proprio. Quando faccio le pulizie, sono felicissima. Allora, lei, ragazzi, si vuole esercitare nella programmazione, però dovremo riparare questo. Per cui Giocherina adatta da fa. Ok, fatto al 75%, ci siamo quasi, ragazzi. Sono contentissima di sto passaggio, ve lo giuro, ragazzi, perché cioè stava diventando insostenibile la questione cioè scuola, lavoro e
relazioni pessime, cioè stava diventando veramente insostenibile. E su via ragazza, ripara questo computer, sappiamo che ce la puoi fare. Ascolta musica per 2 ore ragazzi, per soddisfare il genio musicale. Direi che potremmo comprarlo uno stereo, eh. Giocherino ha ottenuto i seguenti parti per l'aggiornamento. Woohoo! Vabbè, abbiamo riparato il computer per fortuna, eh. Allora, programma, esercitati nella programmazione, che è quello che vuole fare. Così almeno diventa felice. Ah, è felice, vedi? Pulizie di Lia. Oddio, sono proprio io. Forza Rodrigo, non aver paura. Completato, perfetto. Allora, per festeggiare ragazzi, direi di comprare uno stereo. Ok ragazzi, abbiamo messo il tavolino. Perfetto, speriamo che vada bene. Penso che comprerò questo qua. Ok, costa un pochettino, lo so. So che costa un po' ragazzi, però ci serve, su via. Ci serve, tanto riguadagneremo. Riguadagneremo, non c'è problema. Rodrigo, sarei contento. Abbiamo comprato lo stereo, guarda che carino. Però oddio, ho messo così, non è che è un gran. Anche. Cioè ragazzi, se vogliamo parlare di questioni estetiche, allora facciamo così, guarda, questo lo sposto qua, almeno questa la metto nell'angolo, così è un po' più carino, no? Ok, perché non balliamo un po'? Forza! Diventate migliori amici con Rodrigo, sì, guardate com'è la barra ragazzi! Che c'è? Perché mi ridi in faccia? Ma sta succedendo tutto oggi, oh mio Dio! Sono diventati migliori, stanno diventando migliori amici. Attenzione, scatta una potenza. Beh, su via. Questa relazione deve decollare adesso che è finito il periodo più schifo della nostra vita. Voglio tentare l'impossibile. Romantico. Incrociate le dita con me, ragazzi! Stringi! No, ma perché mi rifiuti sempre? Non è giusto. Tu continua ad ascoltare la musica perché dobbiamo raggiungere le 2 ore. Ah, niente, già fatto, a posto. Sono uno strumento per 1 ora con lo stato emotivo ispirato, è una parola. Allora direi ragazzi, continuare a farlo esercitare, perché è importante a quanto pare. Cogli l'ispirazione addirittura, vai. Sta diventando bravo ragazzi. È molto ispirato, fermi tutti. Esercitati da ispirato, diceva, vero, no? Sì, suona uno strumento per 1 ora da ispirato. Perfetto. Cioè, ragazzi, vedete, da quando hanno lasciato la scuola sta andando tutto magnificamente. Energico, madonna, ma oggi è una giornata pazzesca, ragazzi. Comunque lui era molto ispirato, non era ispirato, quindi magari non andava bene per l'obiettivo, ma sti cacchi. Ok, giocherina ha raggiunto pure il livello 3 di cucina, ragazzi, oggi andiamo da Dio, Vediamo se riusciamo a fargli dare un colpo d'anca, ragazzi. Eccolo là. Che roba ragazzi, sono così felice. Vabbè ragazzi, allora oggi c'è stato veramente il cambio radicale che stavo aspettando e sono felicissima perché adesso veramente si può cominciare a concentrarsi sul lavoro, sulle relazioni e su tutto il resto, perché prima era veramente un inferno. Per cui ragazzi, conto su di voi per quanto riguarda la scelta del lavoro per giocherina, mi raccomando. E come sempre, se avete cose da suggerirmi, fatelo qua sotto nei commenti. Questo video termina qui, grazie a tutti. Un bacione e un budosh a tutti ragazzi. Ciao. Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.